Angelini va a caccia del quarto risultato utile consecutivo. Giampaolo vuole riprendersi il podio. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo. Questo è il Palla di Fiore, questa è Lido Petrarca, terza giornata del girone di ritorno. Rafinha, le finte su Gattarelli, la conclusione Cerulli. Motta, lancio lungo per Poletto, anticipato da Mello, Fornari calcia e sblocca il match, sempre lui, Jader Fornari, 1-0 Petrarca. Esposito in avanti, buon pallone per Poletto, tocco di ritorno, Esposito col motorino, Esposito fa tutto da solo, poi serve Motta e Lido pareggia immediatamente con Gabriel Motta, 1-1 al Palla di Fiore. Victor, il possesso del Petrarca. Boaventura, Mello, Boaventura, poi Poletto, la ribalta al Lido, la squadra di Angelini mette la freccia, 2-1 al quarto del primo tempo. Tocco all'indietro, Parrel, anticipo secco di Cutrupi, riparte il Lido, barra per Cutrupi, Cutrupi in area di rigore, Cutrupi fermato da Moretti, occasione gigantesca per il Lido. Parrel sulla sinistra, Rafinha, Fornari spalla la porta, Gattarelli chiude, poi rischia, perde il pallone, Cerulli strepitoso e poi la traversa di Victor Mello. Alba vuole lo spazio per calciare, sbatte su Gattarelli, riparte Lido con Motta, gran palla per Esposito, Esposito! Felipe Mello per il fratello, Victor, Alba si accentra il 7, Alba, Fornari, si gira, la conclusione finisce in rete dopo la deviazione di Gattarelli che beffa Cerulli, 2-2, parità ristabilita all'11° del primo tempo. Sulla sinistra, uno contro uno con Cutrupi, il capitano del Petrarca cerca la conclusione, Cerulli para due volte, prima su Alba, poi su Victor Mello. Jetson, Motta, potrebbe rientrare, cerca il mancino, lo prova, deviazione di Moretti, calcio d'angolo. Fornari, l'errore, poi l'errore anche di Motta, Fornari sul palo. Poi rilancia con le mani Poletto, una carezza alla sfera, Poletto entra in area di rigore e poi arriva Esposito. Matteo Esposito, 3-2 Lido a 3 minuti e 14 dal termine del primo tempo. Alba, super giocata, ancora Alba, Cerulli chiude lo specchio, Alba per Fornari, Fornari che giocatore, si porta a casa il pallone, tripletta per Jader Fornari, 3-3 al Palla di Fiore. Poco più di un minuto e mezzo al termine di questa prima frazione, Alba in avanti, Fornari si gira, grande giocata, lo scavetto che accarezza la traversa, si riparte, Poletto all'indietro, poi Poletto, controllo straordinario, tocco troppo lento per Cutrupi, poi Rocha, recupera il pallone, Rocha, Raul Rocha, 4-3, Lido di Ostia. Sulla sinistra, tocco all'indietro, cambio di fascia, Alba recupera ancora Rocha, Rocha tu per tu con Moretti, Raul Rocha cala il pokerissimo, più 2, Lido di Ostia, sempre con Raul Rocha. Prova il 10, Jetson, gran palla per Poletto, Lido da leccarsi i baffi, 6-3 per la squadra di Angelini, che tocco di Poletto. Rafinha, Alba, accorcia le distanze il Petrarca che si porta sul meno 2 al 6° minuto del secondo tempo. Rocha in avanti per Cutrupi, ottimo pallone, Cutrupi con la testa, poi con il palleggio, Cutrupi! Ragione Lido, lancio per Poletto, controllo con il petto, ancora Poletto, Poletto fa tutto da solo, viene murato da Felipe Mello, la pressione di Jetson che si prende il pallone, mette in mezzo e Poletto con la porta vuota, cala il 7 bello, torna sul più 3, il Lido di Ostia. Rafinha, Alba, centralmente Victor Mello, attenzione al suo mancino, Cerulli blocca, poi cerca la porta. Fuori di nulla!
76 secondi, Lido vicino all'impresa, ma bisogna ancora soffrire. Fornari, murato da Cerulli, poi Rocha allontana, tocca Victor Mello e il Lido la chiude qui, 8 a 4 a 67 secondi dal termine. Victor Mello sulla destra per Rafinha, la conclusione, la deviazione, il gol del Petrarca. Sta festeggiando il Lido di Ostia, finisce qui, il Lido di Ostia batte 8-5 il Petrarca e conquista il quarto risultato utile di fila, seconda vittoria casalinga consecutiva per i ragazzi di Ciccio Angelini.